Non arrivano buone notizie da Haiti e Teura ormai sta perdendo le speranze che venga ritrovato ancora in vita Antonio Sperduto, il titolare del supermercato Carrembin di Port-au-Prince, dove sabato le squadre di soccorso hanno estratto due persone ancora vive. Non si hanno ancora conferme che gli altri due fratelli di Sperduto, Michele e Rodolfo, siano scampati alla furia del terremoto, ma ora a Teura si guarda avanti. Il sindaco Salvatore Di Domenico, nel consiglio comunale di mercoledì, proporrà l'istituzione di una casa famiglia per aiutare gli orfani di Haiti. Il 23 novembre dell'80 fu l'ultimo atto di solidarietà nazionale, mi ricordo ancora la frase di Pertini, fate presto. Quindi parlando con alcuni cittadini e l'amministrazione comunale, oltre che faremo un consiglio straordinario per la raccolta di fondi di solidarietà, la prima proposta concreta, abbiamo visto tanti bambini abbandonati, quella bambina dopo 3 giorni di 16 mesi che dà il senso della vita e tante ragazze madri, abbiamo concordato al centro storico di Teura una bellissima casa da destinare a casa famiglia per le ragazze madri e addirittura accogliere tutti questi bambini che sono rimasti soli. Intanto, sindaco, quali sono gli ultimi messaggi che vi arrivano dagli emigrati di Teura ad Haiti? Voglio fare pure un ultimo appello, in quanto il figlio della signora Gigliola Martini, che è stata la prima vittima italiana del terremoto, ha perso tutto, pure il passaporto, ha avuto difficoltà, io proprio poco fa ho inoltrato una richiesta alla Farnesina, al Ministero dell'Interno, però tramite la Prefettura, affinché gli venga riconosciuto un visto speciale per poter andare dalla sorella che abita a Miami in Florida. È disperato, in quanto, infatti pure con un'email dice aiutatemi, perché è rimasto senza passaporto. La cosa più importante è la madre che è morta sotto le macerie e ha perso tutto. Quindi lui vorrebbe andare via da Haiti presso la sorella a Miami, purtroppo però per questioni burocratiche e di diritto internazionale è bloccato con pure forme di violenza che abbiamo visto in televisione, di razzie, ancora a Port-au-Prince.